Come sono cambiati i libri per bambini e bambine, ragazzi e ragazze tra le diverse generazioni? E come è cambiato il rapporto con la lettura di persone giovani e giovanissime? Venerdì 8 marzo al Circolo dei Lettori di Torino è stata presentata la 22esima edizione de Il Gigante delle Langhe, riconoscimento dedicato proprio a questa categoria di libri, nato a Cortemiglia, nell'Alta Langa. Abbiamo approfittato dell'occasione per porre queste domande ad alcuni tra i presenti alla conferenza stampa. Si trova veramente tante possibilità. Ormai i classici sono diventati in qualche modo grandi classici degli anni 80, dalla grande rivoluzione, diciamo, dell'editoria per ragazzi. Pensiamo a Roald Dahl, pensiamo a Roberto Piumini, a Bianca Pizzorno, ecco, pensiamo a tutti questi autori che sicuramente hanno rotto con una sorta di rispetto al conformismo, diciamo, tutto sommato, della letteratura per ragazzi un po' inficiata negli anni passati da un conformismo di fondo e non da un'idea critica rispetto al mondo e anche al conflitto tra il mondo adulto e il mondo dei ragazzi. Ecco. Credo che chi scrive sia estremamente attento ai propri lettori perché alla fine l'obiettivo finale è quello, al di là degli aspetti imprenditoriali o economici che può avere uno scrittore, attento sicuramente e deve in qualche modo ascoltare lui per primo e imparare dalle generazioni di oggi e dalla rapidità con cui avvengono cambiamenti ed evoluzioni per poter scrivere e sintonizzarsi un pochettino sulla loro capacità di cogliere e fare proprio il bello che loro vogliono comunicare. Non c'era questa ricchezza di proposte, di libri per ragazzi, e la pluralità di offerta apre la possibilità per ogni bambino di andare a individuare un libro che è più vicino a te, un libro che ti incuriosisce. E questo secondo me è sicuramente un vantaggio nei temi dell'oggi, oltre il fatto di rapportarsi spesso e sovente a quelli che sono dei fatti storici che sono avvenuti e che vengono raccontati da abili scrittori con delle modalità che rendono la lettura avvincente, la dimensione dell'avventura che continua sempre di più ad entrare, e quello che anche nei nostri libri finalisti entra il fatto che ci siano dei protagonisti che hanno l'età dei lettori e che portano a immedesimarsi nel loro ruolo, quindi sia nei problemi che negli entusiasmi, con un linguaggio che è un linguaggio meraviglioso, perché il linguaggio della scrittura è un linguaggio fresco, è un linguaggio che è avvincente, che ti impedisce di mettere distanza tra te, bambino e ragazzo lettore, ma che ti risucchia nel fascino della lettura. Ma io penso che la letteratura, un po' come la scuola, sia un po' uno specchio del mondo e della vita e del tempo, per cui inevitabilmente ciò che si scriveva per i bambini di 20 anni fa oggi ci può sembrare magari ancora di altissimo valore, importante, ancora piacevole da leggere, ma percepiamo che c'è anche solo un fattore estetico a volte di una certa distanza, perché sicuramente cambia il modo di percepire, di fruire l'arte e la letteratura da parte dei bambini. Sicuramente oggi i bambini forse meno che un tempo si accontentano di leggere ciò che gli viene imposto di leggere. In realtà, secondo me, stimola probabilmente anche l'industria e l'editoria e gli scrittori a cercare di scrivere qualcosa di veramente efficace, in grado di catturare, di coinvolgere, di vedere i bambini capaci di immedesimarsi in ciò che leggono, che ascoltano. Oggi c'è la concorrenza e ci sono altre modalità con cui interagire se uno vuole dedicare del tempo a se stesso. Però ciò non toglie che, se si ha la fortuna, e qui ritorno alla competenza della giuria tecnica del premio e all'altrettanta competenza e passione e entusiasmo degli insegnanti che fanno da ponte per noi, gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie del primo grado, con i ragazzi che leggono,
qui si scardina il fatto che leggere sia un po' démodé o comunque fuori dal concetto di contemporaneità, perché tutti i ragazzi che leggono i libri finalisti, e vi esorto ad andare a vedere anche i commenti che sono sui social del premio, nonché le diverse email che noi riceviamo, sono di una felicità infinita. Quindi non è vero che il libro e la lettura sia da mettere nel secondo livello dell'attenzione dei ragazzi, perché se il libro è giusto e se il libro è avvincente, quindi questo è anche lo scopo del premio, far capire che gli scrittori dell'oggi, quindi viventi, che scrivono romanzi, sono bravissimi e che per loro questo può diventare effettivamente uno spazio da conquistarsi e in cui ritrovarsi con piacere. I giovani lettori, grazie penso ai più piccoli in età prescolare, grazie anche al progetto di Nati per Leggere, che ormai ha raggiunto 25 anni di attività in tutte le biblioteche italiane, la promozione della lettura, che è anche coinvolgimento dei genitori, delle famiglie, anche un recupero della dimensione della lettura come dono, come scambio tra generazioni diverse, ha portato a un aumento sicuramente dei lettori e a un aumento del coinvolgimento anche delle famiglie, ecco, rispetto al tema della lettura. Le famiglie poi sono molto più sensibili quando i bambini sono più piccoli. Difatti abbiamo una perdita, per esempio, delle fasce nella scuola secondaria di primo grado, e solamente grazie al grosso lavoro fatto dalle biblioteche e fatto anche voglio dire, in molti casi dagli insegnanti, quelli più sensibilizzati, abbiamo un recupero. Ecco, il gigante delle Langhe dimostra proprio questo premio quanti libri arrivano ogni anno a tanti ragazzi anche delle scuole medie, con questa partecipazione e anche questa partecipazione attiva attraverso recensioni, attraverso materiali che poi vengono diffusi attraverso il sito del premio.